Buon pomeriggio, benvenuti a tutti alla conferenza stampa di presentazione di Luca Pellegrini, classe 1999, terzino sinistro alla Lazio ormai dal 31 gennaio, ma oggi abbiamo il piacere di presentarvelo. 69 presenze in Serie A, 9 presenze in Bundesliga, 7 presenze in Champions League e una presenza in nazionale. Lascio la parola al nostro direttore sportivo Iglitare. Buongiorno a tutti. È È acceso il microfono? acceso, no? Siamo qui a presentare l'ultimo arrivo di questa sezione di mercato di gennaio, Luca Pellegrini, come lo conoscete tutti quanti, è un giocatore giovane, ma anche di una grande esperienza, avendo giocato in 3-4 società importanti nel calcio europeo, perciò è un qualcosa importante anche perché rappresenta un ruolo che noi abbiamo avuto della necessità, espresso anche dal nostro allenatore, e abbiamo cercato di accontentarlo, anche se il suo arrivo è stato negli ultimi giorni di mercato di gennaio, ma alla fine l'abbiamo portato qui tra di noi, perciò gli do il benvenuto. È un ragazzo anche che ama tanto questi colori, perciò vale ancora di più il suo arrivo in questa società. Grazie. Grazie Igli, iniziamo con le domande di Lazio Style. Ciao Luca, buon pomeriggio. Ciao, buon Romagnoli ha pomeriggio. ammesso che prima di giocare contro la Lazio all'Olimpico cantava l'inno biancoceleste sotto la felpa. Ti chiedo se anche tu avevi qualche rituale prima di affrontare la Lazio. Chiamiamo sempre i miei amici, i più stretti, quelli che sapevano, insomma, tutto quanto prima degli altri, magari. E ci scherzavamo un po' sopra. Sarri ha detto che dipenderà solamente da te quanto riuscirai a giocare da qui fino a fine stagione e ti chiedo, senti di avere le potenzialità per convincerlo in poco tempo? Grazie. Sì. La sintesi ci piace, Ciricola? Eccomi, buon pomeriggio, Paolo Ciricola, Radio Radio. Posso chiedere una cosa al direttore inerente comunque all'arrivo di Luca? Prego. Igli, volevo chiederti a che punto è il progetto di crescita della Lazio, perché l'avete cambiato radicalmente portando un grande allenatore e invertendo anche la tendenza rispetto agli ultimi anni, giovani di prospettiva e di italiani. A che punto è il progetto di crescita? A un punto di partenza che deve arrivare a un punto di arrivo, sai, è un percorso che l'abbiamo iniziato insieme, parlandosi anche delle necessità che c'erano sia dalla parte dell'allenatore ma anche dalla parte della società. Vediamo un momento molto, diciamo, difficile, non buono del calcio a livello mondiale o europeo, e di conseguenza anche noi cercheremo da una parte di mantenere, diciamo, il livello alto della squadra, dall'altra parte di essere anche attenti alle spese, ma soprattutto di cercare di portare giocatori giovani, anche di grande prospettiva, ma ovviamente serve il tempo dovuto per far crescere anche questi ragazzi. Luca, eccomi qua, benvenuto, in bocca Grazie. al lupo ovviamente. Ti Bene. chiedo se aver fatto il ritiro con Sarri, perché se non ricordo male alla Juventus vi siete incontrati, ti può aiutare a convincere poi la società e lo stesso allenatore a dire a giugno resterai a lungo con noi? Beh, sicuramente avendo conosciuto prima il mister, qualche concetto mi è rimasto. Il mister è stata, diciamo, una cosa ulteriore per far sì che io venissi qui. Nel senso che stimo molto il mister per come vede il calcio. Noi calciatori parliamo, quindi sappiamo, insomma, anche per vie trasverse, no? Quello che può essere un mister, e mi hanno parlato tutti molto bene di
di lui. Io ho fatto 2 mesi con lui quando stavo a Torino, quindi ho avuto il tempo di vedere qualche cosa, ma sicuramente non tutto. E spero che possa essere sicuramente un'arma in più quella di aver fatto 2 mesi con lui 2 anni fa. 3 anni fa, quant'era? Ormai tre. Tre, quattro. Covid mi ha cambiato la cognizione del tempo. Penso da te, però, sì. Però sicuramente spero che questa possa essere appunto un'arma a favore. Ciao Luca, Giulio Cardone, Repubblica. Ciao. Benvenuto. Grazie mille, buon pomeriggio. Senti, sono 21 giorni che stai qui. Volevo sapere che impressione hai avuto del gruppo come spessore umano, qualità, compattezza, che idea ti sento, insomma, sei giovane però un po' di squadre l'hai già girata, che tipo di gruppo è? Ma io sono rimasto, forse stupito non è la parola esatta, perché tanti compagni li conoscevo già prima, però credo che questo sia un gruppo veramente unico, nel senso che mi sono ambientato subito benissimo, e nell'ambientamento di un nuovo giocatore sicuramente sì, il nuovo giocatore deve essere predisposto anche a calarsi nei panni del gruppo, perché poi di quello si tratta, però sicuramente loro mi hanno dato una grande mano. Con tanti avevo un bellissimo rapporto anche prima, con Alessio Romagnoli, con Patrick, con Zaccagni, quindi tanti li conoscevo, ma mi hanno fatto una bellissima impressione anche quelli che magari potevo conoscere di meno solo di vista o solo da avversari. Sono molto felice di far parte di questo gruppo, perché secondo me è un gruppo importante, con grandi valori. Grazie. Ciao Luca, buongiorno. Fabrizio Fatania del Corriere dello Sport. Io ho 2 domande. La prima inerente ai tempi del tuo arrivo, nel senso che si è concretizzato il 31 gennaio, ma era un po' di tempo già che se ne parlava. Tu quando è che hai avuto la sensazione la prima volta di poter venire alla Lazio? Poi ti volevo fare un'altra domanda. La sensazione ce l'ho avuta quando si è concretizzata, l'ultimo giorno di mercato. Era un po' di tempo che se ne parlava, sì, però probabilmente questo, cioè, forse più importante per gli altri che per me, perché non sono una persona che legge molto giornali e non, insomma, sono un po' una nuova generazione, quindi magari andiamo più su link eccetera. A parte gli scherzi, il fatto della sensazione di venire qui ce l'ho avuto l'ultimo giorno di mercato, ridendo e scherzando, anche 1 anno e mezzo fa, quando mi è uscito un articolo dove dicevano Lazio cerca destino sinistro. Io ho fatto la battuta al mio procuratore, che facciamo, andiamo o no? Quindi la sensazione c'è sempre avuta, cioè il focus e l'obiettivo di vestire questa maglia c'è sempre stato, insomma. Però realmente si è concretizzato l'ultimo giorno di mercato. Poi ti volevo chiedere, siccome il sistema difensivo di Sarri è diverso dagli altri allenatori, almeno che allenano, che lavorano in questo momento in Serie A, però magari lo comprende di più un addetto ai lavori, le distanze dalla palla, la linea, essere collegati agli altri, guardare prima la posizione della palla. Cosa cambia effettivamente? Perché il mister, quando parla con noi, insiste sui tempi di addestramento, cioè l'abitudine a un certo tipo di movimento collegato agli altri compagni della linea. È effettivamente così complicato memorizzare certi automatismi? Quanto tempo ti ci vuole ancora, perché avete fatto pochi allenamenti di reparto? Cosa cambia effettivamente tra Sarri, Allegri, Mancini, Pioli, altri allenatori che lavorano con un sistema diverso? Beh, sono allenatori diversi e quindi hanno un modo magari anche di analizzare la partita in maniera differente. Su questo forse potreste fare la domanda, secondo me, al mister, che sicuramente vi sa rispondere meglio di me su quali sono le differenze tra lui e gli altri. No, sì, sicuramente io ho avuto la fortuna di fare questi 2 mesi a Torino e quindi con lui tempo fa, e quindi i concetti, penso come ha fatto
qui all'inizio era il topic delle prime settimane per quanto riguardano i difensori, la linea, il posizionamento del corpo, l'orientamento, la distanza col pallone, la distanza con gli altri giocatori, gli scivolamenti, eccetera, eccetera. Quindi io su questo forse sono un po' più avvantaggiato. Ora, sui tempi precisi di quando posso essere pronto, secondo me è giusto che chiedete a lui, nel senso, se io ho completa fiducia nel mister, come ho detto prima, è stata una cosa in più anche nel venire qui, e quindi penso che se ancora non mi abbia messo in campo ha le sue motivazioni. Ceri. Ciao Luca, Stefano Ceri, Gazzetta dello Sport. Volevo chiederti, tu pur essendo molto giovane hai già giocato in tante squadre, cosa ti porti dietro da queste esperienze, in particolare dall'ultima che è stata all'estero, in Germania? Se ti ha arricchito come calciatore, anche come persona, immagino, perché vivere all'estero è un'altra cosa. No, sicuramente, come hai detto tu, girando tante squadre, come potete immaginare, ti fa avere un bagaglio culturale e, secondo me, ampio. Io soprattutto ho 23 anni, a marzo 24, e ho girato tanto. Nell'ultima esperienza io penso che ho avuto la possibilità di vedere anche un altro tipo di calcio, non solo quello a cui siamo abituati qui in Italia. Io venivo da un calcio prettamente, anche da un'idea di calcio prettamente italiana, e stando fuori l'ho un po' modificata anche questa mia idea, perché capisci che poi il calcio non è una legge scritta, nel senso che ci sono vari modi di poterlo interpretare, vari modi di, appunto, di giocare a questo sport, che penso sia uno dei più complicati, tra virgolette, perché si può giocare pioggia, sole, neve, campo brutto, campo bello, quindi fuori casa, in casa, che sono cose che poi fanno la differenza. E mi porto sicuramente dall'esperienza passata bellissimi ricordi, nel senso che, a parte ricordi, fino a 2 settimane fa stavo là, però bellissime sensazioni, nel senso che abbiamo fatto un campionato importante, eravamo terzi in classifica, comunque anche adesso l'Eintracht sta lì, è una squadra importante, ci siamo guadagnati l'accesso agli ottavi di finale di Champions, e poi oggi giocano, stasera. No, giusto? Stasera. Si è guadagnati anche te? Sì, sul campo. Però secondo me è un'esperienza, parlando di giovani magari, che tutti devono fare, perché ti arricchisce molto e ti apre molto la testa anche sulla cultura, sulle dinamiche, sulle usanze anche degli altri, no, paesi, sul modo di anche sentire il calcio fuori degli altri paesi. Secondo me è una cosa, sono contento della scelta che ho fatto a agosto. Poi ti volevo chiedere se tu hai avuto, quando eri più giovane, un modello a cui ti sei ispirato, un giorno magari nel tuo ruolo, se avevi un idolo in particolare, più che idolo, proprio un modello che... Io fino ai 16 anni ho cambiato praticamente quasi tutti i ruoli del campo, quindi un idolo in particolare non ce l'avevo. È normale che poi, andando avanti col tempo e capendo che magari il mio ruolo sarebbe stato in futuro quello che sto facendo adesso, quindi quello esterno sinistro, terzino, centrocampista, insomma quinto, mi sono avvicinato e appassionato a giocatori da Bale a Maldini a Marcelo, che sono tutti e tre, penso, caratteristiche completamente differenti. Non ho un idolo in particolare come posso dire, come punto di arrivo. Cerco di rubare qualcosina da ognuno, che secondo me comunque va bene così. Ciao Luca, Alberto Abate, Il Messaggero. La mia domanda è: il mister ci ha svelato, probabilmente ovviamente era una battuta, che di averti detto quando sei arrivato che lui non ha mai fatto giocare un difensore arrivato il 31 gennaio, tu cosa gli hai risposto? Mi sono messo a ridere, perché anche a me l'ha messa in modo a battuta. E poi ho semplicemente detto che sarebbe dipeso da me, poi sicuramente sarei stato io quello che avrebbe dovuto dare una mano a lui a far sì che questo possa accadere. L'altra domanda è: cosa pensi di poter dare in più a questa squadra che magari le è mancato nei primi 6 mesi? Ma io penso
Penso che questa squadra ha tantissimi valori e penso che è raro, cioè, se devo pensare ad un difetto di questa squadra negli ultimi sei mesi faccio fatica sinceramente a identificarne uno. Sicuramente quello che posso portare alla squadra personalmente magari può essere un po' di energia, nel senso di buon umore, di voglia di continuare a spingere, di voglia di far bene, perché sono un po' fatto così, quindi magari un po' di musica nello spogliatoio, perché fino a quando sono arrivato non c'era, quindi queste cose qua. Modesto. Ciao Luca, Daniele Rocca, Il Tempo. Io ti volevo chiedere invece di come è stata vissuta dalla tua famiglia l'arrivo alla Lazio, no? Perché tu ci hai detto ho realizzato soltanto il giorno in cui si è concretizzato il trasferimento, quindi il 31 gennaio, ma se ne parlava già da un mese e mezzo. Ti chiedo a casa che cosa ti dicevano, come è stato vissuto questo trasferimento, considerata la tua fede e quella di tutta la famiglia. A casa non si poteva parlare di questa cosa, perché siamo anche con gli amici, eravamo abbastanza scaramantici quando vedevano magari articoli eccetera, conoscendomi da tanto tempo un po' non voglio non prendetela sul personale, però di voci ce ne girano tante, quindi ho detto fate attenzione a credere anche tanto a questa cosa, perché poi c'è il rischio che uno magari ci rimane male o si dispiace eccetera eccetera. Se devo dire la verità, non ho realizzato nemmeno il giorno in cui sono arrivato, ma sto cominciando a realizzare ora tra virgolette di essere un giocatore della Lazio. Magari questa conferenza sarà uno scalino che mi farà realizzare completamente, però come hai detto tu, considerando la mia fede, quella della mia famiglia, quella dei miei amici più stretti, è stata sicuramente accolta come questa notizia, come una favola. E poi l'altra cosa che ti volevo chiedere è del blocco degli italiani, no? Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini, Cataldi, in avanti Immobile, Zaccagni. È un po' la forza, questa può essere la forza da qui in avanti anche nella costruzione della rosa, come diceva prima il direttore sportivo, una forza in più che si porta dietro la Lazio nell'avere un blocco così importante, pensando anche a quello che è stato magari in passato, quello della Juventus. Sì, 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 penso che sicuramente possa essere una cosa positiva questa qui. Al di là di italiani o meno, comunque stiamo parlando di giocatori forti, quindi secondo me la forza in generale della squadra sono i giocatori che poi ne fanno parte. Sicuramente ho capito io da quello che mi hai detto tu, forse un po' di appartenenza, sicuramente questa qui è, avendo un gruppo molto folto di italiani, sicuramente è più facile trasmettere magari a nuovi arrivati o magari a persone, a giocatori che vengono dall'estero, un po' questa identità, quindi sì, potrebbe essere una forza in più. Grazie, se riusciamo a farne una per uno, se no poi finiamo domani. Ciao Luca, Carlo Roscito, il Corriere dello Sport, Lazio siamo noi. Ti volevo chiedere a proposito di italiani, di nazionale, se anche quello è un tuo obiettivo, se pensi che Lazio possa aiutarti a riconquistare la nazionale, perché ci sono tanti casi di giocatori che sono arrivati qui e poi appunto sono arrivati in azzurro. Sicuramente la nazionale è un sogno di tutti i bambini, insieme a quello di giocare per la squadra per cui sei tifoso, quindi diciamo che la prima parte io l'ho fatta e l'obiettivo, il mio principale adesso è la riconferma qui, nel senso che il mio primo obiettivo, quello che mi sono posto, è arrivare a far parte della rosa anche nella prossima stagione. Sicuramente la nazionale è un punto d'arrivo, però è una conseguenza di quello che fai nel club, quindi spero di sì. Ciao Luca, Andrea Justo in Lazio Press. L'esperienza in Germania ti ha fatto capire un po' la differenza che c'è proprio tatticamente e tecnicamente tra il calcio tedesco e il calcio italiano? Sì, la differenza è tanta, anche fisicamente. Sicuramente sono due campionati completamente diversi. Quindi penso che sia stata, come ho detto prima, un'esperienza formativa, perché ho imparato a vedere il calcio anche in un'altra maniera, non solo nell'Italian way, insomma.
Benvenuto Luca, Valerio. Grazie. Marcangeli, il messaggero cittaceleste.it. Chiudo con una battuta: la Lazio è da tanto tempo che non segna da punizione, da calcio da fermo. Tu hai un'ottima tecnica, ti senti di poter un po' insidiare magari Milinkovic e Luis Alberto in questa specialità? Innanzitutto bisognerebbe giocare prima di calciare punizioni, quindi dobbiamo, secondo me devo andare passo passo, cioè piano piano magari pormi degli obiettivi e sicuramente poi magari un giorno parlando, discutendone in mezzo al campo, ma non credo che Sergio sia d'accordo su questa cosa qua, quindi vediamo, dovevo essere bravo io a convincerlo, insomma. Ultima domanda. Buon pomeriggio, Tommaso Fè, calciomercato.com e sololazio.it. Ti volevo chiedere il derby, però una domanda gliela facciamo poi. Avete avuto tutte le possibilità, non l'avete fatta. Vabbè, vediamo. Se mi dai tempo la faccio, Giulio, un attimo, con calma, c'è tutto il tempo. Appunto, proprio sono stato anticipato, in vista della stracittadina che ci sarà tra poco meno di un mese, come vivrai questo appuntamento, visto che è il tuo lungo trascorso nei giovani della Roma, e quali sensazioni pensi che potresti vivere se mai Sarri dovesse anche pensare di farti giocare, perché no? Io penso che il derby è una partita importante, alla fine vale 3 punti come le altre, sicuramente ci saranno delle emozioni che penso ormai di saper gestire, insomma, non credo nel discorso del, so che il derby è una partita sentita molto di più di magari le altre 19 di campionato, sì, più o meno, non credo in questa differenza di sentire la partita in maniera particolare. Sì, il mio Roma è stata parte del mio passato, come lo è stato la Juve, come lo è stato il Cagliari, come lo è stato il Genoa, come lo è stato l'Eintracht. È una partita da ex, come tutte le altre. Grazie a tutti, ringraziamo Luca Pellegrini, ringraziamo il direttore sportivo Iglitare, grazie a tutti voi. Grazie.